ad altre due erbe che sono comuni, che però noi non li vediamo, non riusciamo a vederle, sono molto simili, ok? Che sono dal punto di vista della rosetta basale sono identiche, però bisognerebbe vederli a questo punto quando c'è il fiore e il frutto. C'è due erbe, che è il Bugna serucago, la cassella, e noi la troviamo sempre pochissimo, il Bugna serucago e la cassella cotecachi, che è molto comune, invece troviamo sempre poco, forse un po' più nel fabianese. Poi c'è un'altra erba che si chiama erba cornacchia, Sisymbrium officinale, detta erba cornacchia. Sono tutte brassicacee, ottime erbe commestibili. Anche questa la troviamo raramente, anche se è comune, e comunque dal punto di vista della rosetta basale è simile a quelle altre due. Quindi vedete quanto ci vuole parecchia esperienza visiva poi per riconoscere solamente quella rosetta basale, che sono molto, molto comuni. Poi una volta che c'ha il fiore, una volta che c'ha il frutto, è facile poi riconoscerle. Non andiamo a raccogliere le papaure, le papole in posti dove comunque non possiamo raccogliere, parchi naturali, zone protette, e generalmente c'è anche il cartello vietata la raccolta di specie spontanee, ok? Quindi raccogliamo le erbe, non raccogliamo le aree protette, nei parchi, nelle riserve naturali, le floristiche, perché incorreremo in pesanti sanzioni pecuniarie. Non facciamo mai raccolte distruttive, quindi salvaguardiamo le biodiversità e rispettiamo l'ambiente e godiamo delle sue bellezze facendo delle passeggiate in natura, che sono comunque bellissime, non guardando magari sempre in alto, ma guardando anche mentre passeggiamo per terra, per vedere anche qualche specie spontanea di erba, di fiore o di fungo mentre si cammina. E questo sicuramente vi verrà alla fine del corso, e guardare qualche volta anche per terra quando si gira e si cammina solo per terra. Una volta non ci si guardava, poi adesso si guarda pure per terra. Adesso vediamo un po' questa morfologia di queste angiosperme, che sono delle piante con i semi nel frutto. La botanica sistematica è quella, una branca che studia i vegetali con l'obiettivo di mettere in salto le diversità e le somiglianze, tali da rendere queste specie collocabili in uno schema predefinito di classificazione. Eccolo qua. Qui parte un po' tutto il discorso che è comune sia per le erbe, per i funghi, per gli insetti, per tutto quello che riguarda diciamo la parte di classificazione. Quindi avremo prima la classe, pensate a un triangolo rovesciato con la base con la punta rivolta verso il basso. Quindi avremo la classe, l'ordine, famiglia, genere, specie, quindi da contenitori più grandi a contenitori sempre più piccoli, arrivando all'ultimo, che è praticamente la specie, ok? Quindi, ad esempio, il Lilium bulbiferum, che è una bella pianta, fa parte della famiglia delle liliacee, no? Fa parte della classe Monodicotylepsida, fa parte dell'ordine Liliales. Quindi vedete, quando troverete scritto sul libro Liliales, oppure comunque una desinenza ES, vuol dire che si riferisce sempre all'ordine. Questo sia che si tratta di una pianta, di un insetto, di un animale, di un fungo. L'ES, la desinenza ES, è sempre riferita all'ordine. La desinenza EAE, quindi Liliace, Borraginace, Asterace, Chenopodiace, e altre, no? Brassicace, tutte queste qui sono tutte, fanno parte della famiglia. Poi il genere, avremo solamente, pensate al cognome, Lilium, cognome di una persona, e poi il nome che ripete il cognome. Basta, questo basta. Il nome che ripete il cognome, Lilium bulbiferum, ok? Questo come ci si arriva. Quindi quando troverete una specie, non parlerete di bulbiferum, lo chiameremo Lilium bulbiferum, perché quando si dice il nome della specie bisogna sempre ripetere il cognome del genere, il cognome, il genere, in questo caso è il cognome, come se fosse il cognome, ma rappresenta il genere. Quindi Lilium bulbiferum, specie, genere Lilium, ok? Ed è sbagliato quando uno parla di specie dire solamente bulbiferum, bisogna sempre ripetere Lilium bulbiferum. Poi un'altra caratteristica che vi devo far notare, che magari quando leggerete un libro fatto da appassionati, un libro fatto da gente che ne capisce di botanica, no? Si vede subito
Perché? Perché chi scrive bene di botanica mette il genere sempre in maiuscolo e la specie sempre in minuscolo. Quindi se vi capiterà di vedere Lilium L grande e B di Bulbifero un grande, vuol dire che non c'ha nessuna nozione di classificazione delle specie. Ok? Perché la specie, per convenzione internazionale, va sempre scritta piccola. Lilium grande, Bulbifero un piccolo. Ok? E mai il doppio, la doppia lettera iniziale grande, mai. Adesso vediamo un po', diciamo, come è fatta la parte, diciamo, fertile di queste piante. Quindi il fiore, avremo la parte del fiore formata dai petali che costituiscono la corolla, mentre i sepali costituiscono il calice. Poi abbiamo una base dove si fissano tutti i sepali e i petali, che è chiamata ricettacolo, talamo. Queste poi le vedremo nelle escursioni, le vedremo nelle serate, le vedrete dal vivo mentre passano le specie spontanee, magari quelle con il fiore, soprattutto quelle che hanno il fiore, e in questo periodo ce ne sono pochi di fiori, comunque qualcosa vedremo. Poi vedremo quindi la parte maschile del fiore, quindi l'organo lo chiameremo androceo, la parte maschile, e sarà costituita dagli stami, che sono diversi dagli stimmi e dagli stigmi. Okay? Lo stame è una cosa, gli stimmi e lo stigma è un altro. Lo stame è l'androceo, l'organo maschile. Sarebbe il filamento costituito dalle antere. Filamento ed antere, lo stame. All'interno delle antere ci sono le sacche polliniche che contengono le spore, il polline. Quindi poi la parte femminile, l'organo femminile, detto anche gineceo, è il pistillo, che è formato da un ovario, uno stilo e uno stigma, la parte apicale dello stilo, che riceve il polline per l'impollinazione. Quando il fiore contiene sia l'organo maschile che l'organo femminile, si dice ermafrodito. Quando la pianta si dice monoica, contiene sia l'organo maschile che l'organo femminile. Quando la pianta si dice dioica, contiene o solo l'organo maschile o solo l'organo femminile, dioica. E questo sui libri si parlerà sempre, eh? Qui le descrizioni sono fatte con queste terminologie qua, ok? Chiaro per tutti questo concetto, che adesso rivedremo, in 3-4 slide lo rivedremo. Eccolo, che forse è più chiaro. Peduncolo, il talamo, ricettacolo, che serve da base d'appoggio per i componenti del fiore, il sepalo, che va a costituire il calice, il petalo, l'ovario, lo stilo e l'apertura apicale, detta stimma o stigma, con la G è uguale, stimma o stigma, che è diverso dallo stame, come dicevamo prima, per non far confusione. Chiaro per tutti? Talamo abbiamo detto, che praticamente è la base di appoggio di tutti gli elementi fiorali. Qui vediamo un'altra volta praticamente l'androceo e lo stame, insieme agli elementi maschili, vedete qui si vede bene, l'antera e il filamento, come si dice lo stame. Okay? Poi ogni antera è costituita da due mezze antere che sono chiamate teche, le teche sulle antere. Qui si vede molto bene che il fiore è un fiore tipicamente ermafrodito, in cui la parte centrale, che qui proprio non si vede bene, è la parte dove c'è il pistillo, e la parte esterna è costituita dagli stami. Questi sono i filamenti, queste sono le antere, due teche che contengono le sacche polliniche. Okay. Giulio Martagone. C'è Lorenzo che ha fatto il corso, ma è diventato bravissimo. No, sto ripetendo. Ormai ci dai una mano, veramente. Bene. Poi, ginecea, abbiamo detto, sempre come al solito,
ovario, stilo e stigma, e l'ovuli alla base, all'interno dell'ovario. Ok? Il polline che entra in modo selettivo all'interno dello stigma e poi attraverso lo stilo, il tubetto pollinico, va a fecondare l'ovario. Ci sono vari tipi di ovario, sono ovari rispetto al talamo, ovari supero, emergono fuori, no, rispetto al talamo, rispetto alla corolla, rispetto alla corolla, ovario seminfero, ovario infero rispetto alla corolla, quindi basso, medio e alto fuori dalla corolla, tipo di ovario, e li vedremo praticamente quando troveremo qualche specie spontanea. Vediamo se qualcuno riesce a capire l'errore che c'è in questa diapositiva. Sicuramente lo vedete subito perché è molto facile, però vediamo chi ce l'ha per primo. No, qualcuno che l'ha già visto lo scorso anno, ma qualcun altro che non l'ha visto mai. Vediamo se qualcuno riesce a vedere un errore fatto volutamente per vedere di carpire l'attenzione di tutti. Non è lo stame, quello là, l'antera, non è lo stame? L'antera? No, l'antera è lo stame. Lo stame, filamento e antera. Lo stame, filamento, antera. Stigma è l'apice dello stilo, l'apertura, lo stigma. Brava, bravissima. Il sepalo non fa parte della corolla, la corolla fa parte dei petali, ma fa parte del